Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera e buon anno dalla redazione di Catanista, buon anno da Tilio Scuderi in questo 2023. Ben trovati a tutti, è un po' che non ci vediamo e non ci sentiamo. Catanista ha preso una pausa per queste feste natalizie, il campionato che è stato fermo, quindi poi dalla prossima settimana ritorneremo subito dopo il match tra Catania e Ragusa. Non è una puntata dedicata alle vostre domande, quindi porgetele se volete. Vi salutiamo tutti, vi auguriamo buon anno a tutti quelli che si collegheranno in diretta, ma è una puntata dedicata all'anno che verrà. Nel senso, il 2023, che anno sarà? Il 2023 cosa potrà dare a Pellegrina e al Catania? Cosa Pellegrina sta facendo in questi suoi primi 165 giorni di governance? Cosa farà? Cosa potrebbe fare? Rischi e anche l'intersezione, che una squadra di calcio ormai non una cozzaglia di giocatori che rincorrono il pallone, ma ormai sapete benissimo come la società di calcio diventa quasi una società a tutti gli effetti, diventa quasi un SPA e dunque è una società che va a intersecarsi con forze politiche, forze sociali, campo, il calcio, ma anche i rapporti con la società dove va a interagire. Non sono da solo perché con me ci sarà Stefano Auteri, a cui ho fatto Stefano, ciao, buonasera anche a te e buon anno. Buonasera Tilio, buonasera. Sì, oggi il discorso di fine anno e inizio anno di Catanista, ma sei in versione Mattarella, potresti No, 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 essere. ma per carità. No, però per dire, fare il punto della situazione in vista di un 2023 che intanto anche io auguro a tutti quelli che ci stanno seguendo possa essere splendente e che possa continuare, diciamo, sulla stessa falsariga per Pellegrina rispetto a come è iniziato, anche se per adesso ovviamente è stato solamente un assaggio di quello che potrà essere l'avvento di Pellegrina a Catania. Sì, perché adesso andremo ad analizzare vari aspetti, secondo me molto importanti. Comincio con il primo, Stefano, Sì. che è il 13 luglio, cioè quando Pellegrina ha alzato al cielo quel contratto, cioè nuovo presidente del Catania. L'affare, lo abbiamo ricordato spesso, tutti lo sanno, in quell'estate l'abbiamo chiamato un po' torride, c'era un po' di caldino, no? In quel periodo sotto Come a no? Palazzo degli Elefanti, Scibilia, affare da Cicerone, lo chiamiamo un po' lo sbrogliacarte che era di Pellegrina, che ha facilitato un po' tutta l'operazione con Pellegrina venuto fuori dal nulla, che ha scalzato e sbalzato via qualsiasi tipo di equilibrio, qualsiasi tipo di equilibrio anche politico, perché c'era una politica di sinistra che voleva andarsi a prendere il Catania, grazie a quello che poteva essere l'investimento di Elbitz, ma Elbitz che è andato via quando ha sentito che Pellegrina faceva parte di questo bando che poi si è acquisito. 165 giorni di presidenza, Pellegrina, Grella, Giovanni Caniglia nella dirigenza del Pellegrina Group PT LTD, 2023 alle porte, 2023 che comincia tutto tremendamente bello, Stefano. Catania al primo posto, che fa sognare, ci torneremo dal punto di vista calcio, però sicuramente un'operazione che ha visto Pellegrina affacciarsi su una città che era stata schiacciata e una città che gli ha aperto le porte e gli ha aperto le porte anche una frangia politica che era quella comunale con Bonaccorsi, con Parisi, con Di Caro e con Finocchiaro, con Sì. Pogliese dimesso. Siccome è il trade union, magari potremmo partire proprio da questo concetto, che il trade union fra 2022 e 2023 dal punto di vista sportivo, per quello che è stato l'inizio del Catania e per quello che è il proseguo, e cioè che comunque la politica non rimane inerme, cioè quando c'è stato il bando. Tu tante volte l'avevi sottolineato, ci sono dei venti, dei movimenti, c'era chi magari voleva caldeggiare o comunque sperava che potesse succedere qualcosa di, in un certo senso per poter poi avere un rapporto. Pellegrina poi ha sparigliato le carte perché ha fatto saltare il banco, visto che non era in quel momento legato a nessuno e non era nessuno a conoscenza del suo possibile arrivo.
Adesso nel 2023 la politica torna protagonista, e torna protagonista perché Catania dovrà avere un sindaco, perché ci saranno le elezioni, perché ci sarà tutto un processo politico che deve inevitabilmente avvenire, e nel frattempo però c'è Pellegrina che rappresenta un punto di riferimento che non so quanto la politica voglia sfruttare, anzi me lo immagino, ma lì bisogna davvero capire un po' verso dove si va. Eh no, la politica lo vuole sfruttare tanto, o meglio, dobbiamo cercare di capire quanto Pellegrina voglia farsi sfruttare, anche per il suo sfruttamento. Non so se rendo l'idea. Nel senso, cosa vuole la Pellegrina LTD, il Pellegrina Group che si avvicina a Catania, oltre a investire qui a Catania, oltre a tutte quelle cose belle che si sentono in quello che è il suo siculo australiano, dicendo di famiglia, dicendo di Catania, dicendo di gente, dicendo di lavoro, no? Va bene tutto quanto, ma cosa c'è alle spalle? Cioè, né come Caniglia, da rappresentante del Pellegrina Group, 3 anni fa sbarca a Brescia, vuole il Rigamonti, non se ne fa nulla, scompare. Da Caniglia con Pellegrina che appare, si porge verso Varese, acquista il basket, vuole investire nel calcio, poi si mette un po' da parte perché arriva l'occasione Catania, dettata da Grelle e da Bresciano. Quindi bisogna vedere, è la politica che cerca Pellegrina o Pellegrina vuole stuzzicare un po' la politica? Allora, secondo me sono un po' entrambe le cose, perché per quello che è l'idea, per quella che abbiamo capito può essere l'idea di Pellegrina, non c'è solamente il calcio, e quindi inevitabilmente la politica diventa protagonista nel far sì che le idee di Pellegrina possano poi prendere, avere una concretezza a 360 gradi. Quindi Pellegrina deve per forza interloquire con la politica, comunque con la società catanese a 360 gradi. Che la politica debba per forza interagire con Pellegrina non c'è del tutto scritto, ma diventa scritto nel momento in cui può rappresentare anche un veicolo di propaganda. È Bravo, ovvio, è successo anche bravo. con Tacopina, ai tempi che furono, succede così. Io dico che anche purtroppo inevitabile, per certi versi è normale, cioè ci siamo abituati, ecco, facciamo così, ci siamo abituati a questi scenari, bisogna che però tutto poi porti a un miglioramento delle condizioni di Catania dal punto di vista politico e sociale, grazie a Pellegrina, grazie a questo nuovo vento politico che per forza arriverà, e dall'altra parte un miglioramento delle condizioni della Catania sportiva, e non solo, che vuole Pellegrina, ma lì Pellegrina ha un po' le mani, tra virgolette, legate, può avere i soldi, può avere le idee, però c'è una burocrazia, una politica che deve far sì che tutto ciò poi si concretizzi, Questo è si possa chiaro, concretizzare. però Pellegrina ha mandato già un messaggio, cioè una giacca se l'è messa, magari è una giacca di invito, di cortesia, di educazione, di forse anche riconoscenza, perché ha avuto nell'ex assessore allo sport Parisi, quasi poi dopo l'assegnazione del bando, quasi un alleato che gli ha aperto giustamente da rappresentante delle istituzioni, gli ha aperto le porte di quelle che potevano essere gli investimenti, di quelli che potevano essere alcune cose che potevano servire al Pellegrina Group per entrare subito, immediatamente, nella costruzione di quella che è la mentalità di una squadra di calcio nella città di Catania. Però qualche mese or sono, prima di Natale, allo Yachting Club, dove Parisi è presidente, Pellegrina si è andato a sedere assieme a Caniglia, c'era anche Grella. Pellegrina ha presentato dinanzi a Viriaco, presidente di Confindustria Catania, dinanzi a Fresta dell'ANCE Etnea, ha presentato chi è Pellegrina, ha fatto vedere cosa vorrebbe fare, ha fatto vedere cosa ha fatto. Quindi due sono le cose. O allo yachting quella sera è stata scusate, è stata una visita di Pellegrina cortese nei confronti di di un invito di un amico come Sergio Parisi, che però diciamo le cose come stanno, Sergio Parisi è uno di quei nomi papabili alla poltrona da primo cittadino, quindi potrebbe essere stata anche un'investitura da campagna elettorale, poi lo scopriremo. Oppure sono segnali per stare in vetrina.
metto un'altra io, perché io vedo che in ogni caso è anche giusto Pellingra quando c'è, ma anche Grella o Carra, cioè chi può in ogni caso va a parlare, a farsi vedere, a rendere il Catania accessibile anche dal punto di vista Ora ci arriviamo mediatico. anche troppo, Stefano. Sì, dico, Ora ci questo è. arriviamo anche troppo, perché stanno sembrando anche molto prezzemolini, però forse è giusto, non so. Allora, io dico tendenzialmente ci sta, perché se all'inizio, perché quell'operazione simpatia che abbiamo sempre un po' invocato, serve anche per fare conoscere bene quali sono i personaggi, quindi io penso sia giusto nel modo consono. Sul fatto che poi, per esempio, Pellegrina sia dal punto di vista politico fatto vedere magari sempre con alcune facce, è perché i legami può essere perché i legami si sono creati con quelli che erano già presenti, o anche perché poi effettivamente a Catania dal punto di vista politico non c'è molto, quindi può essere che non ci siano neanche troppi inviti dall'altra parte, io non lo so, però Bravo, ecco, siccome no, volevo non arrivare c'è proprio lì. molta. Sì. Volevo arrivare proprio lì, nel senso che sicuramente forse Pellegrina non ha voluto mettere nessun tipo di giacca a livello di colore, né noi dell'informazione dobbiamo dare dei colori all'informazione, perché sennò faremo veramente danno a quella che è la nostra mission dal punto di vista della notizia. Però è anche vero che se a maggio, se tutto va come deve andare, magari Pellegrina già conosce tutti i personaggi con cui si è incastonato, ma se a maggio le urne danno delle informazioni diverse o dovesse cambiare qualcosa, parlo di a livello cittadino, io non so Pellegrina come poi si possa porre. Ecco, secondo me, è vero quello che dici tu, forse dalle altre parti, parlo degli altri colori di natura politica, non sono arrivati poi neanche tanti inviti, perché nella grande disponibilità nel cercare di dialogare con tutti da parte del Pellegrina Group, forse non è arrivata la stessa cosa dalle altre parti, perché lo sappiamo, c'è una sinistra che è totalmente, lo sappiamo, ogni volta abbastanza così la chiamiamo borderline a Catania, i 5 Stelle che sono quelli che sono, ripeto, non facciamo politica, però è anche vero che lui si sta muovendo e sta dialogando ed è vicino, ma questo è anche normale perché in questo momento, nei suoi 165 giorni, dopo le dimissioni di Pogliese, l'arrivo di Portoghese come commissario straordinario, l'unica grande figura che gli era stata un po' più vicina era Parisi, l'ingegnere Finocchiaro, che non ha colori perché è un dipendente comunale che però si è sposato sempre alla causa di Pellegrina. Di Caro, che è sempre lì il supervisore un po' di tutto, però gioco forza, una giubba di dialogo ce l'ha con chi in questo momento è vicino alle sorti comunali, che credo che sia anche abbastanza normale. Questo, Stefano, ha portato Stadio Massimino ennesima. Io gli uffici della sede all'interno del Massimino non è che mi è piaciuta molto come mossa, ti devo dire. Credevo che il Catania e la grande forza economica di Pellegrina si sarebbe mossa verso l'acquisto immobiliare di qualcosa, dato che vuole, come ha sempre detto Pellegrina, allungare quella che è il suo grande progetto sportivo a qualcosa di grande. Quindi vedevo un investimento immobiliare, ma anche d'affitto, perché so che scusate, che hanno cercato molto anche dal punto di vista immobiliare per non trovare la dislocazione all'interno dello stadio Angelo Massimino. Può essere una prima mossa, può essere importante, però credevo e mi aspettavo qualcosa di più. Però questo, Attilio, può essere che rientri nel titolo dello speciale di questa oretta insieme, l'anno che verrà o gli anni che verranno, nel Sì. senso che questi 100 e rotti giorni, questi mesi in cui Pellegrina e il suo gruppo hanno iniziato a approcciarsi con Catania, hanno dato vita a alle situazioni migliori possibili per questi mesi, nel senso magari fare le cose bene, però col tempo necessario. Quindi in questi mesi non c'era la situazione giusta per poter investire in un determinato modo, e allora quella migliore è questa. Io lascio appunto i punti di sospensione,
perché il prossimo anno, forse i prossimi due per alcuni investimenti un po' più importanti come centro sportivo, come sede, dico anno e mezzo, ecco, secondo me daranno più risposte rispetto a questi primi 6 mesi che sono stati così un po' di, non voglio dire toppe perché è un termine forse ingiusto, però Catania, il Catania non c'era più, non aveva più una sede, non aveva più un campo, non aveva più niente. Allora magari il massimo in questo momento con un investimento non finale, cioè che non saranno gli, magari, non saranno gli uffici definitivi del Catania, non sarà la sede definitiva del Catania, ecco allora questo ragionamento ci potrebbe stare secondo me. Stadio Massimino che Pellegrina lo vuole per 99 anni, Stefano. Noi ripetiamo sempre quello che abbiamo detto. Pellegrina vuole lo stadio per 99 anni, se no i progetti stadio non ne vedremo, eh. L'investimento definitivo, ecco, non è appunto un anno e mezzo, ma è avere una possibilità nel tempo di avere un punto di riferimento. Ma io non so se 99 anni, ora esattamente, però non possono essere 5-6 anni o 10 anni, secondo me vuole una garanzia maggiore in qualche modo. Così come si è accontentato dei 10 anni di Nesi, ma si faranno delle migliorie, non so fino a dove vorrà arrivare, preferisce Nesi perché vede che l'iter di Torre del Grifo era troppo tortuoso, perché adesso ci arriviamo, perché ti do delle date su Torre del Grifo, anzi te le do subito. Torre del Grifo non ci saranno grandissime novità da qui a fine gennaio, Stefano. Il 30 gennaio è il termine del deposito della CTU. Causa ordinaria, poi ci sarà sulla mala gestione degli amministratori coinvolti, tutti finaria, nessuno di Sigi. Sempre a fine gennaio, dopo le notifiche del PM Regolo che sono già state fatte, arriveranno i rinvii a giudizio, qui di natura penale, per bancarotta fraudolenta, vediamo chi raggiungeranno. Poi sulla curatela, ti devo dire, per la gestione del bando in attesa dell'asta, i tempi sono veramente oscuri. Quindi credo che per questo Pellegrina sia andato sull'ennesima. Sì, ma infatti è questo, è una soluzione tampone, anche questo termine un po' forse da utilizzare con le pinze, però tampone nel momento in cui è arrivato Pellegrina e c'erano tanti punti interrogativi che permangono, poi possiamo entrare oltre al discorso politico anche quello burocratico italiano che è diverso rispetto a quello australiano e quindi chissà come la vivrà questa situazione Pellegrina, fermo restando che secondo me o Scibilia o chiunque altro dovevano già mettere a conoscenza un potenziale investitore di quelle che sono le situazioni in un altro paese, un altro continente. Ma sta di fatto che Nesima oggi rappresenta, ripeto, una soluzione provvisoria tampone in questo momento, io spero che possano essere fatti e completati i lavori nel minor tempo possibile. Ancora non c'è nulla di nuovo sostanzialmente a Nesima, ma è importante che l'upgrade di cui aveva parlato il direttore Carre, non solo avvenga nel più breve tempo possibile, così da vedere almeno un avvicinamento del Catania verso la sua città. Poi ripeto, non so se quello nel tempo sarà la sede o sarà il luogo dove vedremo allenarsi sempre il Catania stabilmente, ma almeno nei prossimi mesi, prossimi 1 o 2 anni, quello sì me lo auguro. Ma nel prossimo tempo vuol dire entro gennaio almeno avere il Catania Nesima. Ma qua ora dipende per Attilio, se non sbaglio, più da Pellegrina che dal discorso comunale, perché il bando è stato fatto, ora Assolutamente, dipende qui dal gruppo adesso Pellegrina. bisognerà vedere anche la celerità con cui Pellegrina si muoverà con i lavori a Nesima, anche perché il Catania non può continuare ad allenarsi a Ragalna. Vabbè che abbiamo avuto un dicembre che sembravamo a maggio, però non credo che continueranno le temperature in questa maniera, quindi credo che il Catania è sempre lì, siamo da Ragalna, debba andare via perché Nesima però sicuramente. Io non so cosa ha in testa Pellegrina, cerchiamo di capirlo e lo capiremo anche nell'immediato periodo, ma sicuramente non è Ragalna il centro sportivo del Catania, ennesima lo sarà, ma fino a un certo punto nel vedere cosa si vuole fare, fermo restando, che ti dico, quella sera proprio allo Yachting Parisi, l'ex assessore a Catania, mi ha detto che i fondi per andare ad aggredire e a sistemare alcune strutture come il Palanesima sono già stanziate e possono anche partire domani. Quindi Pellegrina, secondo me, col comune in questo momento ha fatto un discorso un po' più ampio
Ecco perché anche il Pellegra Group si muove con tanta circospezione, tanto garbo, perché secondo me con la politica attuale, con gli uomini di questa politica attuale, ha determinati equilibri che non vuole andare a smontare, perché sarebbero deleteri per Pellegra stesso, o sbaglio? Sì, no, no, assolutamente. Stavo ragionando, per esempio, sempre nel legame fra anno appena trascorso e anno che arriverà. Ecco, una cosa che mi sarebbe piaciuta, ora non so tecnicamente se si può fare, penso, forse c'è una segretezza di base, ma no, non lo so, non credo, perché poi sono cose pubbliche. Ecco, per esempio, capire un po' tutti i vari business plans che erano stati presentati, quello di Pellegra, ma anche gli altri, cosa contenevano al loro interno. Una curiosità, magari mia, una curiosità di tanti altri, però ecco, anche quella è interessante perché abbiamo tendenzialmente un po' capito qual è il progetto di Pellegra, però magari leggere il business plan sarebbe stato, secondo me, molto molto utile un po' per tutti, magari come punto di iniziale, non definito, però quelle erano tutte le idee totalmente di Pellegra. Ne abbiamo già viste un paio, ma sul discorso, che ne so, ennesima stadio, come sistemare tutto il quartiere. Ecco lì, vorrei capire un po' meglio verso dove si andrà come idea. Allora, parliamo del terzo argomento, investimenti, perché il 2023, l'anno che verrà di Ross Pellegra e Co, sarà il vero anno di grande spesa, Stefano. Perché, scusate, Radio Banca, la chiamiamo così, parla di 4 milioni di investimento, quello che Pellegra ha uscito in questo primo grande vero investimento 2022-2023, poi qualcosa in più, qualcosa in meno o qualcosa che è stato ammortizzato anche da quella che è stata la raccolta pubblicitaria di quest'anno che è andata molto bene, di quello che è stato anche il merchandising che è andato totalmente a ruba con le maglie e tutto quello che è stato. Però il prossimo anno vedremo i veri grandi muscoli del Pellegra Group, perché dovrà alzare Stefano l'asticella. Parliamo di Sì. una Serie C che se sarà come hanno sempre detto i vertici della società, una Serie C a vincere, si parlerà di un investimento minimo di 10 milioni barra 12 milioni di euro. E poi, secondo me, ci sarà un altro investimento in strutture che andrà vicino ai 5 milioni di euro. Quindi penso che il Catania l'anno prossimo debba fare il primo grande investimento che si aggiri attorno ai 15-20 milioni di euro. Non so se sei d'accordo, però conti alla mano, informazioni alla mano che abbiamo preso, sarà questo, eh? Sì, perché ci hanno detto tanti addetti ai lavori, non solo presidenti, ma anche altri protagonisti dal punto di vista dirigenziale di club di Serie C, essendo poi un campionato professionistico, i costi ovviamente sono molto più alti. Se vuoi allestire una squadra molto molto forte, devi andare verso la doppia cifra. È ovvio che poi, tra l'altro, quest'anno il Catania ha una squadra di Serie C per la Serie D. Non so, addirittura una squadra di serie B per la serie C quanto possa costare. Non penso Non neanche che so, ci sia questa. allora posso, scusami Stefano, non so neanche però se questa squadra che noi abbiamo definito in Serie D di Serie C, però è pronta per la Serie C, capito? Sì, certo. No, no, se vuoi avere le stesse chance, probabilità inizio campionato di vincere il campionato come quest'anno, devi tendenzialmente cambiare buona parte di questa squadra. E per questo dico no, squadra di serie B in Serie C, perché spesso poi abbiamo parlato di giocatori di categoria, quindi non voglio dire esattamente questo, però devi allestire uno squadrone. In questo momento il Catania non sarebbe del tutto uno squadrone per il prossimo anno, eventualmente in Serie C. Gli altri esborsi di natura non meramente sportiva, non di campo, ci saranno, sono d'accordo con te. Lì però, ecco, io li quantificherei in relazione alla possibilità di progettare sin da subito. Perché se si pongono delle basi teoriche, contrattuali in ottica futura, allora sarà un conto. Se si avrà la possibilità di sfruttare sin da subito determinate situazioni con investimenti, allora ci sarà un esborso magari anche più alto. Però ecco, io da quello che ho visto fino adesso, penso che Pellegra si faccia trovare pronto, perché fino adesso quello che ha promesso si è trasformato in realtà. L'anno prossimo tutto ciò deve continuare in maniera ancora più veemente. La polemica che è arrivata da Varese, come l'hai percepita? Ma è Di un strano, Pellegra allora. che vede più stuzzicante il progetto Catania rispetto a Varese?
Tendenzialmente come tempistiche eravamo lì, se non mi ricordo male, perché c'è stata Come ai no? tempi, Uguali, era... identiche. Sì, c'era stata la conferenza stampa al comune di Varese e proprio in quel momento si era affacciato a Catania il presidente australiano. Uno più dell'altro, forse sì, potrebbe essere, anche se mi sembra strano. Noi abbiamo chiesto, tra l'altro, se fossero previste delle risposte o un chiarimento da parte del gruppo Pellegrini anche rispetto a quelle dichiarazioni che sono arrivate da Varese, però ci è stato detto per il momento no, dall'ufficio stampa del Catania. Quindi per adesso non c'è una risposta effettiva a quelle parole. Certamente da Varese pungolano, vogliono qualcosa in più da Pellegrini. Non so quale sia l'inghippo, ma sicuramente qualcosa si è bloccata. Mi sembra strano che sia una preferenza di Catania rispetto a Varese, perché lì a Varese non la prenderebbero bene dopo una conferenza stampa al comune. Io spero e penso che il problema sia un altro. Risposte, questi gli investimenti di Pellegra in quello che è l'anno che verrà, il 2023, che però sarà supportato dal punto di vista sociale e marketing. Nel senso, sociale, Stefano Catania risponde: io il prossimo anno mi aspetto con la promozione in Serie C quasi un massimino sold out di abbonamenti, quindi che si possa anche superare la quota di quest'anno, che si possa anche avvicinare addirittura la quota verso i 20.000 quando ci sarà il reset con i seggiolini della capienza del massimino. Io non mi vorrei sbilanciare perché non lo si dovrebbe fare mai, ma se questo campionato dovesse andare per come lo stiamo vivendo fino a maggio, con il restyling del Massimino, con sempre il gruppo Pellegrini forte, magari già al mercato, io sarei quasi certo di un 20.000, non lo so, però di una capienza davvero, davvero, davvero quasi totalmente raggiunta con gli abbonamenti, perché Catania sta rispondendo alla grande, bastava semplicemente accendere quella miccia, lo sapevamo, e poi la risposta ci sarebbe stata, ed è stato così da parte della città. Poi, con aspettative ovviamente magari diverse l'anno prossimo, perché più si alza l'asticella, più sarà complicato, e soprattutto poi, se sarà Serie C, ma questo è un discorso che faremo eventualmente, bisognerà approcciarla bene anche come città, come aspettative, perché la Serie D vista quest'anno, diciamo che per adesso è stata vissuta in cavalleria dal Catania, nonostante qualche problemino, l'abbiamo detto, di prestazioni, ma i risultati, perché il Catania è troppo forte, sono evidenti. In Serie C non sempre potrebbe essere uguale. Ti dico solamente una cosa: non vedremo magari in Serie C gli stadi delle altre città tutti colorati di rosso-azzurro, perché non capita, perché non ti fanno colonizzare un altro impianto. È un esempio questo, delle diversità. Certo, no, ma è giustissimo. E poi in questo momento tu lo sai come la penso, se al catanese Pellegra dovesse dire spostiamo il liotro, glielo fanno spostare. Sì, oggi c'è una garanzia di L'entusiasmo in fiducia che è città, massima. Sì. è questo. In questo momento Pellegra può fare qualsiasi cosa, che è giusto fino a un certo punto, però credo che sia normale in quello che è anche l'entusiasmo che si vuole tornare a respirare a Catania. Sì, ma infatti ci sta, è quella voglia che ha Catania di vivere grandi emozioni, di vivere un presente e anche un futuro positivo dopo gli anni difficili con Pulvirenti, con Sigi, Pellegrini è arrivato, ha dato subito la mano, la città ha risposto. Io ripeto, ci sta che il tifoso segua Pellegrini in questo momento in tutto e per tutto, è giusto che sia così perché ci sono i riscontri, perché ripeto, quello che ha promesso poi ha fatto, quindi è giustissimo. Però è anche doveroso che magari la nostra classe giornalistica o in generale altri addetti ai lavori comunque analizzino sempre in maniera scevra sotto il Ora ci profilo arriviamo, Stefano, non... emozionale. Sì, no, perché dico, perché è vero che in questo momento c'è una garanzia di fiducia massima ed è normale che sia così, perché se fai bene e non ci sono errori, ci deve essere la fiducia, come avvenne all'inizio per Pulvirenti, ti ricordi, Tiglio? Era giusto, doveroso, in campo andavi bene, stai facendo investimenti giusti. Però gli occhi, a prescindere, devono essere sempre aperti per analizzare con lucidità quello che avviene e Certo. porsi sempre delle domande. Lo sai cosa hanno in comune Pellegra e Pulvirenti in questo momento? Il primo Cosa? Pulvirenti, ti dico, quello che si è seduto in tribuna per Catania-Fiorentina 1-1, gol Sì. di Berrettoni sforbiciata, pareggio di Riganò con rigore dubbio 1-1. Lo sai cosa hanno in comune? Cosa hanno? I tanti soldi e le cravatte improponibili.
Ah, ecco. Perché anche allora Nino Pulvirenti sfoggiava cravatte a rite, Quelle, che sì, erano. Sì, sgargianti. quelle ha abbandonate, meno male. Però Però dico, anche allora. meglio, forse erano meglio le cravatte sgargianti che poi i jeans con le svoltine. Alla fine Quello sono preferivo le d'accordo con cravatte. te, però va Preferivo bene, le però va bene. cravatte. Allora, marketing, cioè, allora, marketing si sta muovendo bene il Catania, nel senso che il lavoro di Sergio Muratore, ma soprattutto in coesione con quello che sta facendo anche Carra da direttore generale, tante iniziative, però dico, fa tanto rumore, alcune un po' così, nel senso che le avrei anche evitate, però c'è questa sindrome da prezzemolo che il Catania sta tenendo in questo momento. Insomma, il Catania è dappertutto. Però io ti dico una cosa e ti lancio un messaggio. Bisognerebbe farlo però con molta cautela, perché questa è sempre una città strana. Dici, prima o poi diventerà un po' più ragionato, nel senso ora è anche giustamente una campagna per Catania è farsi una vedere, città, farsi no, conoscere. Catania è una città tentacolare. Catania è la Sì. città dei cavalieri. Catania è la città dei, ti ricordi, no? I Costanzo, i Rendo. Catania è la Certo. città dove c'erano i colletti bianchi vicini anche alla delinquenza locale, lo sappiamo, no? Cioè, non stiamo raccontando niente di che della Catania anni 70, anni 80, primi anni 90. Dico che Catania è una città strana, nel senso che Pellegra e il suo gruppo, è vero, devono andare dappertutto, è vero, devono essere aperti a qualsiasi tipo di collaborazione, è vero però anche che in Serie D magari lo puoi fare, in C devi cominciare, secondo me, ad alzare un po' la soglia del club. Non Ma sai, significa anche essere prendere le misure, spocchiosi. magari. No, ma Scusami, forse non sta prendendo significa le essere misure, una proprietà spocchiosa, ma una proprietà forte e anche una proprietà che ha anche dei principi, che guarda anche a determinati tipi di investimenti o a determinati tipi di partner, e alzando poi anche l'asticella, secondo me cambieranno anche i partner, perché in Serie D l'investimento è una cosa, in C è un'altra, in B sarà un'altra ancora. quello è fisiologico, perché poi aumentano le richieste, è normale. Poi il mercato anche degli sponsor, il marketing di per sé, che poi determina quelle che sono quelli che sono i legami, le collaborazioni e le partnership. Quindi penso che quello avverrà inevitabilmente. Sull'andare in giro, ripeto, si deve trovare l'equilibrio fondamentale fra l'operazione simpatia, che tante volte anche noi abbiamo richiesto quando c'era lo Monaco, diceva noi siamo il Calcio Catania, e appunto questo concetto di noi siamo il Calcio Catania, che non deve essere arrogante, non deve essere freddo e distante rispetto alla città, perché ci deve essere sempre un connubio. È un equilibrio sottile, perché appunto o rischi magari di essere un po' troppo ovunque, oppure di essere un po' troppo distante. Secondo me il Catania è ovunque, ma grazie ai suoi protagonisti, metto in primis Grella, va ovunque, ma con una determinata faccia, con un determinato modus che ti dà un senso di professionalità, di sicurezza, di forza, di solidità. Cioè non ci va in maniera cacciarona. E questo è fondamentale, perché Ecco, se lo no dico, ma lo dico non è solo vero. perché, tra virgolette, si parla di gruppo estero, lo dico perché loro non sono del luogo, è anche vero che però ormai si sono fatti attorniare in società, tranne quei quattro, dalla stessa società di Pulvirenti, perché paradossalmente gli uomini che sono rimasti sono gli stessi che c'erano anche ai tempi di Pulvirenti, quindi in poche parole il Catania è cambiato nei suoi vertici, ma poi in quella che è la pancia, da Milazzo a Passanisi a Franchina, Scaltriti ha continuato, ma Scaltriti è stata più una mossa di Scibilia, lo sapete, no? Scibilia lo conosceva bene perché Angelo Scaltriti conosceva bene Tacopina, quindi Scibilia, quando è stato chiamato dal gruppo Pellegra, gli è venuto naturale affidarsi a un professionista come Scaltriti. Ma gli altri sono praticamente tutti di natura pulvirentiana. Dico questo, è una città strana Catania, bisogna prenderla con le pinze.
Il Catania la deve prendere. Io non devo dare consigli a nessuno, ma deve saper anche dialogare. Dico così, dai, e mi fermo qua. Intanto è riuscito a fare mettere Grella la giacca anche al fotografo ufficiale. Quindi, quando fai mettere la giacca anche al fotografo ufficiale, vuol dire che già una linea la stai tenendo, no? Dai. No, io dico che appunto andare ovunque con quel modo, secondo me, crea già quella distanza necessaria per dire noi siamo questi, però siamo aperti a tutti. Mentre prima, con lo Monaco e quella gestione, a noi siamo questi, e onestamente, o vi prendiamo in giro, magari intervenendo mentre mangiamo, oppure neanche interveniamo. Ecco, io vedo già questa differenza e secondo me è sostanziale. Lo Monaco e Pulvirenti avevano un fare molto più sottile siciliano, diciamo così, cioè che le Sì. cose No, quando se le dovevano fare se le facevano in camera caritatis, punto e basta. no, ma dico a prescindere poi anche il modo con cui ti relazioni alle persone. Ecco, io vedo un modo molto serio, molto professionale, molto Certo. anche umile per certi versi, mentre in passato c'era un po' più di arroganza e il creare il noi siamo questa società deve essere fatto secondo me, nel modo che adesso stiamo vedendo. Assolutamente, senti, punto, stiamo finendo. Calcio giocato, dai. Bresciano, che farà da grande nel Pellegrina Group? Te lo chiedo perché qualcuno mi Sì. dice addirittura che quando Grella e Bresciano hanno stuzzicato Pellegrina, poi Bresciano pare sia vicino anche nelle finanze al gruppo Pellegrina, nel senso che possa anche aver messo investimenti. Poi vediamo se verrà smentita questa cosa anche dal Catania, ma Bresciano potrebbe tra poco entrare in dirigenza. Potrebbe essere lui un nuovo direttore tecnico per il prossimo anno o vicino sempre a Grella in qualche altra maniera? Cercheremo di scoprirlo. Secondo te cosa avverrà? Secondo me sì, quasi certo che poi Bresciano possa fare, non so, ecco, parte in che modo della dirigenza del Catania, ma che comunque possa entrare nel progetto Catania, sì, ma perché l'ho fatto capire anche lo stesso Grella quando è venuto da noi in trasmissione dicendo deve aspettare che si concluda il suo mandato con la Federazione Australiana. Vuol dire l'anno che verrà porterà il termine del mandato e poi Bresciano si avvicinerà al Catania. Non so in che ruolo, in che modo, perché poi direttore tecnico ci può stare, sono tante figure, devono sempre collaborare in maniera ottimale, ma lì dipende dalla loro capacità poi di collaborare. Quindi non lo so, questa sarà una scelta che avverrà, però se dovesse essere uno di quelli, come dicevi tu, chissà, magari se avesse partecipato all'investimento, io difficilmente lo vedrei come poi direttore tecnico, perché mi sembrano due posizioni, due idee di ingresso nel progetto Catania troppo diverse. Un conto è se metti dei soldi, un conto è se poi Certo. fai il direttore dell'area tecnica. Sono due cose davvero, secondo me, troppo distanti. 2022-2023, staff ok, no? Zeoli, Biagianti, Lele Catania, Tomei, Passanisi da segretario, team manager, quello che ha fatto, Biagianti che è cresciuto ancora molto, Russo nel settore giovanile, diciamo che lì va bene, sta andando tutto come deve andare o secondo te alzeranno un po' l'asticella? L'anno prossimo, attenzione, ci sono stati però dei piccoli problemi nel comparto fisico-atletico. Il Catania non era molto contento di alcune cose. C'è questa supervisione in questo momento di Giovanni Petralia e i fusi come immobile, dato il mortal sospiro, che era preparatore atletico ai tempi di Pasquale Marino, gran professionista. Ritorna una figura del genere al Catania. Ancora una volta il Pellegrina Group si affida sempre alle risorse del territorio. Sì, è vero, poi vedremo appunto questo cosa comporterà, se comporterà qualcosa, ecco, quest'altro nome. Dove posso la domanda, cosa succederà in futuro? Allora, per questo anno va benissimo, come sta andando, se Serie D se dovesse essere vinta in base a quello che si sta profilando, va benissimo, è per tutti un voto altissimo in pagella. Cosa fare in caso di Serie C? Non lo so. Secondo me verranno fatte delle valutazioni molto, molto attente dal punto di vista sia tecnico, parlo ovviamente dello staff tecnico, ma anche proprio della rosa, dell'organico, perché poi puoi porre le basi, ma devi ragionare su quello che vuoi in ottica futura. Quindi io Dico, l'anno prossimo il penso Catania che deve fare si la ragionerà. primavera, no?
Non ti ho sentito, Tirio. L'anno prossimo il Catania dovrà schierare la formazione primavera. Sì, ci saranno anche altri, questi altri investimenti, quindi poi quando parliamo Quindi, di Nesiri, centro quindi significa sportivo. che Ferraro sarà l'allenatore che consegnerà la Serie C. Però questo è un interrogativo che devo, non un interrogativo, è una riflessione che bisogna fare nell'anno che verrà. Perché il Catania ha preferito avere un allenatore a tempo in Serie D e non aver programmato un biennio con lo stesso allenatore, dato che poi le squadre che salgono dalla D alla C sono sempre propense poi a fare grandi campionati anche in C perché c'è una grande amalgama dall'anno precedente. Ferraro non sarà l'allenatore del Catania in Serie C, vincerà questo campionato, farà il suo grande campionato, metterà l'effigie come allenatore del rilancio del Catania, ma l'anno prossimo il Catania cambierà allenatore. Questo magari lo scopriremo, perché poi magari si punta ancora con Ferraro, cioè non è... Io penso pure che possono esserci delle riflessioni a fine anno, e l'ho detto quando è stato nominato Ferraro, rispetto al profilo di cui parlava Grella, di allenatore valido per il biennio o più, ecco, non mi... già lo dicevo a luglio, non mi sembrava proprio quel profilo. Perché avevo avuto esperienze in Cipro, non erano andate benissimo, in D assolutamente diverso invece il discorso con il trionfo, per esempio, l'anno precedente. Quindi già ai tempi doveva forse essere posta la domanda, Tilio, cioè questo profilo è realmente quello di cui parlavate, quello che avevate in mente? Non lo so, secondo me no, anche secondo me, però per adesso è prematuro pensare ad altri nomi, ad altre cose. Credo che verranno, sì, come No, dici tu, no, fatte no. sicuramente molte riflessioni. Stavo nell'anno che verrà, stavo mettendo davanti perché puntare su un allenatore a tempo quando Però potevi dico questa, tranquillamente però pensare. sì, questa domanda dico perché poi l'anno solare uno, l'anno sportivo un altro, quindi l'anno sportivo è iniziato praticamente a luglio scorso e noi ce l'avevamo posta questa domanda già quando è stato nominato Ferraro, che va benissimo per la Serie D nel progetto biennale, non lo so, secondo me perché non è stato trovato l'intesa o anche con altri profili che erano stati sondati, Ferraro era sicuramente il migliore per il campionato che si doveva fare. Così come sull'organico, Stefano, ti dico anche un'altra cosa: l'anno che verrà il Catania verrà promosso, tutti verranno portati come la candelora sotto il liotro, perché è giusto così, perché tutti i grandi protagonisti saranno questi 22, non so, 30 in organico poi alla fine, Sì, perché poi anche di più, utilizzati sì, però credo. 22, 23, non di più. Dico, alla fine cosa fai in C? Peters, ma poi devi prendere un portiere di categoria, Somma, Lorenzini, Castellini, Rapisarda, poi devi prendere quattro difensori, Rizzo, Vitale, Lodi, punto interrogativo, devi prendere altri 3-4 centrocampisti tra gli attaccanti, vediamo che Fallitteri nel girone di ritorno, Jefferson, devi fare una valutazione su Sarno o Russotto, i due giovani non lo so se resteranno né Chiarella né Forchignone. E poi c'è il punto interrogativo con l'altro allenatore De Luca Giovinco, però anche lì si deve mettere mano almeno altri due o tre attaccanti. Quindi il Catania l'anno prossimo, nell'anno che verrà dopo la promozione, dovrà pensare almeno a 13 giocatori, barra 14. Sì, se vuoi ricreare la stessa possibilità, poi stiamo parlando di possibilità perché il campo dà il responso, però teoricamente di poter ammazzare il campionato dovresti cambiare tanto. Mi trovo un po' in difficoltà ad andare così avanti, già in Serie C, come pensieri, però stiamo vedendo che questa squadra ha delle basi importanti, sta facendo grandissime cose in Vabbè, Serie Stefano, li D. abbiamo visti i giocatori. Quindi l'anno che Sì. verrà è. Questa è una promozione. I giocatori li abbiamo visti, questi sono. Sì, no, però voglio dire, mi sembra non giusto, ecco, da un certo punto di vista, lo dicevo anche in radio qualche tempo fa, cioè già parlare troppo di altri nomi, di altri giocatori, di qualcuno che andrà, che non andrà, perché rispetto, l'anno sportivo è diverso dall'anno solare. Cioè l'anno solare si sì, inizia adesso, l'anno sportivo è iniziato a luglio e si conclude poi più avanti, cioè quindi ci sono queste dinamiche temporali che secondo me devono essere un po' rispettate quando si ragiona. Sugli investimenti sono... D'accordo, già adesso si ragiona in maniera molto concreta su tutto quello che è il 2023. Sul discorso sportivo, secondo me, ancora qualche altro mese, settimana, o comunque lo si deve fare. Parlo del Catania come dirigenza, ma lo sanno in maniera
assolutamente silenziosa, perché queste cose sì possono destabilizzare l'ambiente. Chiudiamo stampa locale e chiudiamo con l'anno che verrà. Stampa locale, ci saranno secondo te meno sorrisi e meno intrattenimento e più informazione a Catania? Vabbè, questo vale in generale per l'andazzo giornalistico. Infotainment è il modo che Si può abbiamo. finire di dare del tu ai giocatori e all'allenatore? Si può finire di avere sorrisi per avere maglie? Si può finire di avere sorrisi dinanzi a un'intervista perché il Catania ha vinto e trovare un giornalista che rida perché il Catania ha vinto? Il giornalista può essere catanese e può sorridere dentro del Catania che vince, ma dinanzi ai microfoni non può sorridere o fare la domanda sorridendo all'interlocutore di turno. Bisogna tornare a chiedersi, secondo me, perché, il perché delle cose. Bisogna avere una libertà di opinione che è sacra, non deve essere una libertà orientata a chi viene intervistato o meno. Bisogna sapere essere un po' più curiosi, bisogna porre delle domande, bisogna studiare un po' di più, bisogna essere meno blogger e più giornalisti. Questo, te lo dico, è anche un invito alla classe nostra giornalistica, ma è un invito anche che faccio un po' in generale, dove ormai anche chi nasce domani e può aprire un blog e scrivere, gli si permette di dire io posso scrivere, sono un giornalista. E non è così, non è così per tanti motivi, perché il primo che si alza fa un blog, fa una pagina, oppure andare dietro a tutta quella che è l'opinione pubblica di pancia che ti massacra o ti idolatra, e allora io vengo idolatrato se ho un verbo e allora continuo a fare intrattenimento senza fare informazione. Tu lo sai benissimo, durante una riunione qualcuno ci ha detto dovete essere più intrattenitori e noi abbiamo risposto è perché che siamo Pippo Baudo, con tutto il rispetto del grande Pippo Nazionale che è stato uno straordinario interprete, se non unico nel suo settore. Il problema è, allora, io ho sempre difficoltà poi a parlare di colleghi, ma quindi parliamo in generale di quel problema, vale come No, domanda io di non ho fatto base. nomi, ho fatto in generale. No, dico però dei colleghi qua del Ho quelle altre contesto. cazzate che si sentono, se ami il Catania, devi dire così. Cioè, ragazzi, si No. sfiorano veramente, si rasentono dei discorsi di una povertà e di un provincialismo che neanche a Gualdo Tadino si sentono. Ma ve lo dico, Secondo me, sai il qual è, Catania, però sai secondo qual è, me, deve pretendere di più. lo so, Deve però ti dico, noi pretendere di più parliamo, da tutto. però è tutto commisurato, anche noi facciamo fatica, perché in un programma che si chiama Catanista e l'orientamento è netto, se ci sono programmi che parlano solo ed esclusivamente del Catania, purtroppo, per fortuna, l'orientamento è netto, è come quando senti una telecronaca tifosa rispetto a quando senti una telecronaca non tifosa, che ormai anche queste secondo me non dovrebbero esistere, però ci sono, quindi è tutto teso a soddisfare il pubblico. Secondo me, la stessa domanda la possiamo porre: sbaglia un certo tipo di intrattenimento quasi giornalistico a livello nazionale perché c'è, o sbagliano gli italiani a seguirlo? Siamo sempre lì, non ti so rispondere, Però però va bene, se. però è giusto quello che dici tu. È vero che io parlo del Catania, ma io giornalisticamente non devo indossare. Io parlo di politica, ma non devo indossare una maglia. Io posso Quello a parlare anche prescindere, del no, quello a movimento di prescindere, sinistra, sì. ma No, non per forza devo indossare totalmente la giubba di sinistra o di destra. Posso quello no, quello non si tranquillamente dovrebbe fare fare. informazione, quello che è il lavoro di un giornalista, punto e basta. No, quello è a prescindere, è doveroso dal punto di vista dell'informazione. Però è normale che ci sia una tendenza, magari su alcune cose, alcuni difettucci, alcuni errori. Li posso anche capire, però bisogna mantenere di fondo una linea che è quella di cercare di raccontare la verità, quello che succede, i fatti per quelli che sono, e non raccontare quei fatti che potrebbero tornare o omettere alcuni fatti che potrebbero rappresentare un tornaconto per la società, perché è lì si crea un inghippo. Non è perché un programma si chiama Catanista o altri programmi parlano solo del Catania che devono
fare il bene del Catania, il giornalista deve fare il bene della verità e dell'informazione, perché sono due cose diverse, ma è molto, ripeto, molto complicato scinderle, a meno che non ti chiami Gazzetta dello Sport e non hai un legame stretto con una sola società. Questo è il mio ragionamento, che capisco che non viene molto spesso capito da chi ascolta. Stefano, va bene, abbiamo analizzato un po' l'anno che verrà, questo 2023, sicuramente ci sarà da divertirsi perché se Pellegra conferma quello che sta producendo in questo momento a Catania, non ci si annoierà sicuramente. No, io mi aspetto un altro grande anno, me l'aspetto, spero di non essere smentito e non mi aspetto, sai cosa, l'anno prossimo, magari di vedere già l'anno prossimo qualcosa di pronto, ma di avere già qualcosa di scritto come contratti, come idee di base per poi vedere realizzato magari nei prossimi 2, 3, 4 anni. Quello sì, dico di extracampo Stefano, soprattutto. sicuramente ti dico una cosa, in 165 giorni, l'ho letto l'altro giorno dal collega Peppe Castro di Itasport Press, presidente Pellegra è quello con la media più alta punti, 2,47, nessun presidente era mai partito come lui e questo già è un grande dato. Sì, sta facendo grandissime cose, è sempre Serie D, ma per vincere qualunque campionato devi avere una forza, devi avere delle idee, devi avere una solidità, quindi per adesso e soprattutto se lo fai quando non c'era nulla prima, quando davvero era tutto da ricostruire, per adesso secondo me il voto al gruppo Pellegra è 10, sperando che poi possa arrivare anche a 11, 12 e possa cambiare la pagella per arrivare fino a 100, anzi. Intelligenza e trasparenza. Noi possiamo solamente fare questo del giorno 9, come al solito, Stefano, che ripartiremo in radio perché una domanda scomoda può aprire invece una risposta di grande riflessione e crescita. Sei d'accordo? Sì, non si deve avere mai paura di fare le domande scomode e anche quelle impopolari, perché spesso magari si cerca di più la popolarità. Ecco, questo deve essere in generale per il nostro settore invece fondamentale. La popolarità non serve a nulla se il nostro obiettivo invece è la ricerca di risposte di verità. Stefano, grazie. A te, Attilio, un saluto a tutti. Ciao a tutti.